Vedo una moda che sta recuperando il passato e questo non mi piace. La moda deve non solo raccontare un presente in cui siamo calati, ma guidare sulla strada del cambiamento e dell'evoluzione, dichiara Pierpaolo Piccioli. Le noir non è solo la democrazia, secondo Charles Baudelaire, un pensiero tradotto in tagli sartoriali magistrali, tessuti e spessori contaminati, in sublimi virtuosismi di nero. E dunque le noir, la collezione autunno-inverno di Valentino, per mano del direttore creativo Pierpaolo Piccioli, da sempre fautore del colore come megafono squillante immediato, che rivisita quest'anno l'ermeneutica del nero, come già fecero i grandi maestri dell'arte nei decenni lontani, da Rogo a Solange, creando una nuova semantica del colore che più di ogni altro assorbe la luce e accoglie un intero spettro di tonalità. Non si tratta di un esercizio di monocromia, quanto piuttosto della ricerca di un colore che sia la somma di tutti gli altri. Amplificato per ricollocare segni e significati della maison, volanze, plissé in chiaroscuro, motivi, trame e tessuti che si snodano nelle più diverse storie di nero. E mentre il velluto costruisce sculture solenni, lo chiffon accarezza la pelle delicatamente. Il nero diventa un'arma che infrange lo stereotipo, ridefinendo gli archetipi di casa. Dalle silhouette glamour alle spalle strutturate dell'archivio anni Ottanta, riesaminate in noir tra leggerezza e solidità. Rosso Valentino e noir Valentino, senza rottura e senza nostalgia. L'abito trascende la definizione stessa di indumento. Il gesto di vestire il corpo è un atto ancestrale, collocato in un momento al di fuori del tempo ed in un luogo che non risiede in alcuno spazio. È questa la visione di Satoshi Kondo, direttore creativo di Semiache, che esplora il gesto di vestire il corpo umano. Un approccio stilistico che sfiora la metafisica, dove l'indumento crea un continuum nell'idea e nella forma con il corpo umano. Da una serie di maglie che rievocano figure floreali ai ricchi drappeggi avvolti intorno al corpo in silhouette voluminose ma morbide, quasi liquefatte in fibre naturali. Stampe sagaci raccontano il dinamismo di fiori selvatici nella palette delle sette erbe autunnali giapponesi. Irrompono sulla passerella i nomadi erranti appena svelati sotto ampi e ariosi plissé per cedere il passo a maglie tubolari sfumate, indossate sottosopra dritte e rovesciate nelle sfumature di un tramonto che si accende per accogliere le prime ombre notturne. Si je devais revoir la scène, bien sûr que j'aurais de la peine. Si je retournais à Paname, il reviendrait mon vagalin. I volumi si esasperano, preziosi e audaci, su silhouette iperfemminili in una notte immaginaria di Memphis, dove risuonano, pulsanti, tra le strade della città, le Melodies of Graceland. Così Elisabe immagina la sua donna per il prossimo inverno, avvolta in scintillanti cappotti oversize e accarezzata da morbidi velluti e sete etere sui modelli drappeggiati in candy. Inattese frange accarezzano la coscia con stivali cowboy e maxi fibbie, ed è subito Wild West. Oh,
I ricami floreali rampicanti su pantaloni fluidi ricreano silhouette verticali, mentre le atmosfere notturne si accendono con falcate iridescenti. Les hivers succèdent aux automnes et la vie est bien monotone. Je rêve parfois de printemps, ils sont partis depuis longtemps. Ils sont partis depuis longtemps. Ils sont partis depuis longtemps. In un linguaggio sempre più sincopato, con immagini che spesso fluttuano nell'etere e scivolano via, riflette sugli anni venti e sulle illustrazioni di una moda, piccolo cimelio artistico Nicky Zimmerman. Illustrazioni che celebrano il volume, la texture e il movimento. Un sapore vintage che attraversa le epoche con tatto e intuizione. Ad aprire lo show un'immagine dell'attore australiano Barry Otto, schizzo a mano libera su un abito in seta con ampie maniche drappeggiate. Silhouette e flapper si calano nell'atmosfera del presente, accogliendo drappeggi di frange intrecciate. Il denim è tradotto in un alfabeto inedito tra pantaloni over e blues ingombranti. Una passerella dove rivivono attimi meravigliosi di epoche e movimenti artistici remoti. Dal gruppo Bloomsbury, società di artisti e scrittori di spicco agli inizi del XX secolo, giungono nuove ispirazioni, che infondono nuance spolverose, velluti morbidi, caldi toni di cioccolato, mantelle e capi manish di matrice sartoriale. Ariosità e volume, il movimento catturato dallo schizzo illustrato. Queste le keywords di una collezione che, dell'originale illustrazione anni 20 disegnata a mano, coglie ed assorbe persino l'energia. Bien sûr que j'aurais de la peine. Si je retournais à Paname, il reviendrait mon vague à l'âme. Car dans ses rues j'y ai laissé les morceaux de mon cœur. C'è una certa Chloé che si aggira tra le strade parigine. Je rêve parfois de printemps, sont partis depuis longtemps. È chic e porta incolta la chioma, domata da cerchietti o cappellini appena appoggiati. Leggiadra in abiti chiffon, chic e pratica, avvolte in bluse fluide che scoprono il ventre e si ammorbidiscono in drappeggi ariosi su fianchi e lungo la schiena. Si mostra grintosa nel trench vinilico, avanzando sicura con stivali oltre la coscia e il pantalone in pelle rodeo. Osa con l'accessorio. Maxi Fimbi e charms dorati tintinnano sul suo décolleté. Elite girl parigina, un po' gitana, un po' bohemienne, una fresca visione in bianco e beige rosé, tutta rouge e mussoline soffici, che non rinuncia alla sottile arte della seduzione, pizzicando con raffinato snobismo in jumpsuit di pizzo, grintose cappe in pelle, occhiali over fumé e un morbido touch flu, tenue e sfumato. Che mena camali, esplora codici e capisaldi della Maison e gli intramontabili diktat del Kaiser della moda francese Karl Lagerfeld, quando, negli anni 50, Christian Dior dominava lo stile con silhouette strutturate e sovrapposizioni atte a creare volumi impattanti. È così che nacque Chloé come contrappunto della donna dalla classe un po' austera. Chloé era invece una giovane dallo spirito squisitamente libero e rinvigorita da una joie de vivre magicamente parisienne. Era il 1965 quando Vogue Paris consacrò la Maison Chloé sotto la guida artistica di Karl Lagerfeld con il Tertullian Dress che suggeriva una nuova vocazione chic bohemienne. Negli anni a venire, una ventata artistica americana, diversa da qualsiasi composto protocollo parigino, annunciava il futuro.
Una fusione simbiotica di strada, cinema, arte, fantasia retro, ma soprattutto una moda che non fosse più un ozionismo e storie di silhouette, ma piuttosto un'intima, innata attitudine. Torna dunque con la nuova direzione artistica di Kamali quel sentimento originario della giovane parigina che chiamiamo Chloé. Una storia di donne raccontata da donne che si mostrano senza riserbo, indossando accessori che utilizzano davvero perché autenticamente calate nello spaccato sociale contemporaneo dove finalmente e con fierezza hanno conquistato uno spazio, hanno guadagnato la tanto ambita libertà. Attraverso lo stesso modo in una lady errante per le strade della città, un po' gypsy, un po' retro chic, del risultato molto cool come refreshing di archivi e codici del passato, va in scena la donna Paco Rabanne, firmata Julien Dossena. Un fascino gentile anima la collezione tra maxigonne e abito con punto smock. Frange e fodera motivi floreali in un'attitudine hot bohemienne. Il blazer si sovrappone con disinvoltura abbandonando i canoni sartoriali più ortodossi. Morbida intimità, bellezza genuina, senso di verità, nuovi alfabeti stilistici e un alternativo vocabolario che intende parlare ai giovani. In un mix snello e vivace di morbide flanelle avvolgenti, stampe ottiche alle piede pulle, spalle over e scivolate, frange annodate e drappi dal sapore gitano e folk. Proporzioni stravolte, capi appoggiati a mode accessorio e stratificazioni volutamente casual chic trovano un senso nell'estetica errante che veste il quotidiano in libertà. E l'ordinario si veste di glamour, mentre l'estro fine a se stesso sembra ancora una volta svuotarsi di senso. Je t'aime au présent, je t'aime au futur, je t'aime à tous les temps. È Scandal Again sulla passerella circolare in penombra a luci soffuse di Saint Laurent. E mentre il perbenismo conservatore sibila l'audacia di trasparenze fin troppo sottili che lasciano più spazio al vedo che al più sofisticato artificio perbene del vedo non vedo, Anthony Vaccarello ha in mente, dichiarandolo con un titolo che certamente lascia ampio spazio all'interpretazione, tutt'altra filosofia estetica. Je t'aime au passé, je t'aime au présent, je t'aime au futur. È una collezione tributo, l'ennesimo tributo alle decadi passate, un recupero dell'archivio calato nel contemporaneo, un omaggio al fondatore, una nuova vita al heritage del brand. Peu importe la raison, je me moque et qu'en dira-t-on. Un espediente arguto e facile, senza troppo sforzo, questo sarebbe stato se immediatamente percepito come tale. Ma con i se e con i ma non si è mai fatta alcuna storia. La genesi della collezione è in realtà di altra matrice, il tributo è quanto mai mirato e tagliente. Provocatorio, forse, quel tanto che basta per svuotarsi di ogni sentimento nostalgico. L'omaggio del direttore creativo Anthony Vaccarello è alla collezione di haute couture che Yves Saint Laurent presentò nel 1971. Quella fu un vero scandalo. Ispirata al periodo buio della Seconda Guerra Mondiale, mentre Parigi, l'Olimpo della moda, celebrava il new look di Monsieur Dior, di cui peraltro Yves Saint Laurent fu affezionato e stimato allievo. Ma diventò una pietra miliare grazie alla sua forza sovversiva,
A quello scatto immortale di Angelina Houston, quasi irriverente ed estremamente moderna, immortalata dall'obiettivo graffiante di Bob Richardson. He finds it easy to criticize, but he's feeling kinda queasy when he wakes up to realize the race is over, you're too late, and you finish last. There will be no time for rematch, to claim that sacred prize, so you are left to your demise. E per la prossima stagione il direttore creativo Anthony Vaccarello ha riproposto uno scandalo. Again. Abiti che sembrano forgiati, come calze sottili in egual misura, ma di sete pregiate. Donne dal capo coperto, essenziali, che emanano mistero in mie svelatissime, spessori effimeri, dicotomia magistrale, con la giacca che aumenta le proporzioni e la stola in marabù, appoggiata ad un braccio a mo' di accessorio. One look and say shivers right down your spine, his eyes will burn right into mine, I can tell just what's on his mind. Derivazione quanto mai logica di due nuovi concetti. La forza dell'emozione in uno scenario sovraccarico di abiti senza sentimento e la rottura con un'idea di lusso troppo stregato da un misurato buon senso. De Montmartre à Montparnasse, les garçons suivent mes pas. Trasparenze e sovrapposizioni, volumi giustapposti o fusi insieme, tagli, scollature, frammenti di tessuto posizionati ad hoc, code di giacche tailor made che si accorciano e poi si allungano senza proporzione, spalle sciolte o costrette a mo' di armatura. E ancora, un touch noir che sembra ricomporre e reinterpretare la semantica del colore un tempo considerato austero. Oggi rivisto invece come la summa di tutti gli altri. Nel fitto menù di passerelle a ritmo sincopato non mancano oasis vitaminiche, nelle lattiginose abbondano i toni terrigeni, dominano spesso la scena i bianchi assoluti. Una stagione eclettica, opulenta nelle proposte anche se calibrata negli esercizi di stile. We'll be right back.
Mary Street per Nina Ricci propone un'immagine ed un immaginario femminile che vorrebbe vedere passeggiare con nonchalance tra le strade di Parigi. Tutto inizia da uno scatto di Richard Avedon dall'attrice Susie Parker che indossa Nina Ricci in Avenue Montaigne nel 1962. Un classico abito sartoriale in tweed con cappuccio foderato di pelliccia e guanti su braccia nuda. Un'immagine disinvolta, fiera e avvolta di charme. Riecheggiano gli anni 60 in completi twin set di maglia, giacche e cappotti squared, con spalle scalfite e solide geometrie. Un piglio sartoriale distillato in abiti fluidi e gonne asimmetriche dai drappeggi avvolgenti. Virtuosismi volumetrici esaltano giochi di contrasto tra jumpsuit in pizzo velato, texture second skin che verticalizzano le figure, body affilati e impalpabili sotto lunghi cappotti. Un'armoniosa danza di contrasti dove il fiocco di matrice couture si fonde con il costrutto stesso della silhouette, conferendo vigore e statura scultorea. Un sodalizio creativo e ancor più una storia d'amore durata più di 30 anni. Sarebbero le nozze di perle in Italia. Forse solo un caso fortuito, forse il caso non esiste. Una storia di dettagli e ancor prima delle grandi missioni rivoluzionarie compiute a quattro mani. I fiori, le lettere d'amore, le passeggiate sulla neve, quell'armadio di Vivian dove ogni pezzo era il frutto di un lavoro concettuale ossessivo e quasi maniacale, su un'idea di costume moda che fosse al contempo rivoluzionaria e impegnata. Dal 93, quando Galeotto fu l'incontro alla Vienna School of Applied Design, Vivian e Andreas lavoravano a quattro mani con l'indomito spirito di sempre. Ma erano ormai gli anni 90, l'eccesso e la provocazione, benché autentica e dotta, non bastava più per trafiggere lo spirito delle folle come accadeva invece nei decenni precedenti. La loro rivoluzione dunque adottò nuovi linguaggi, intercettando al contempo universali urgenze tradotte magistralmente in abiti che ne fossero megafono e manifesto. Dalle cause ambientaliste all'impegno sociale, scendendo nelle piazze, nelle manifestazioni e per le strade. Questa era Vivienne Westwood, la dama maestra del rock, immortale nei ricordi della moda. We can't live without you. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. È immortale, senz'altro, nel cuore di chi ha vissuto al suo fianco, ha riso tanto con lei seduta sulle sue ginocchia quando insieme immaginavano la masturbation skirt, quando si sbarazzavano delle auto girando Londra su due ruote. Chi con lei ha condiviso corde del cuore e note di stile indelebile. What about the skirt, Andreas? The skirt you created together, you and Vivian, no? You are remaking it. This masturbation skirt. Masturbation skirt, yes. It's just this skirt which gets all muddled up in your crotch, as they say. But the great thing about it, and in those days you couldn't see it, but it's just draped through. It's very clever. It's just a square of fabric, of lightweight, dark, or whatever it is. And then it has some loops inside, and the string goes through in a certain way, and you just pull it up and tie it. And I did it a bit different this time and showed the string. But the interesting thing is that I draped this skirt, I remember myself and stuff, and, you know,
pinned in and all of this. And she really wanted it to be undone so that you could make it flat and iron it and stuff. So she was this real practical, you know, I never thought about things. If you can wash something or, I don't know. Once another thing, it's just, this has nothing to do with the collection, but the great thing is, well, I've trimmed everything with cock feathers. And she really, really wanted, and they were on shirting. It was an interesting combination. And she really wanted the jackets to be washed. So she said, let's do some loops. And then we just looped them on with little bows, you know. Things like this. Yeah, yeah. So you could just take your bow just off, right, and then you can put it in the washing machine, iron it again, and tie it on. È trascorso un anno da quando Andrea Skrontalers scelse una poesia per accompagnare la prima collezione di Vivienne Westwood dopo la scomparsa della sua amata nel dicembre 2022. Oggi un altro anno è trascorso da quella collezione, intimamente vissuta e certamente anche un po' sofferta e ancora un po' orfana, popolata di ricordi e solcata da una vena di nostalgico romanticismo. I think, I mean, it would, I feel like it's something I honor her for this. You know, she was in my mind. That's how I would put it. I thought always, any time we made something together, I always went to her and asked, do you like it, or shall we change it, do it different? I had this voice in me, and I just wanted to do something she loved and she would wear, and that's what I was up to. What is your feeling now, Andrea? I'm happy again that it is over, and I think, and you know, and a very important thing is that I have never done such a small show. Normally, you know, the number of looks is quite, I used to do a lot, you know, and it's a new thing for me. This kind of, because I do always a lot and then I like to take away. This is me. Vivienne was the opposite. She just built it up till it was there. I need to throw everything around and then I reduce. And no, I never have time to reduce. I run out of time. But it didn't, in this case, and it is a super experience, yes. Focused, and I love the cast, I just love it, and to find the right look for each one, you know. It's just, this is the biggest pleasure, actually. It's dressing up, it's like a doll, you know, dressing up dolls, it's a bit like that. I had dolls when I was little. I laid out on the roof today. It's looking pretty special from the place I lay. The haze did buzz up the town below. Oh. The clouds are lazy like you and me. And the sky could make a sailor a suit for free. The trouser legs run up all the way. Hey. It takes so long. But when it comes back around. Come nel mito del Simposio, l'uomo un tempo era completo, pronto per scalare il cielo finché Zeus lo tagliò in due. E da quel giorno, l'uomo iniziò a cercare la propria metà perduta e scoprì la sofferenza. Dalla sofferenza, però, si può riemergere più forti, si può rinascere. E questo ha fatto Andrea Skrontalers nell'ultima collezione andata in scena a Parigi. Una riflessione che parte dal teatro Rinascimento, dalla passione per la storia, simbolico e sempiterno ricordo e omaggio alla sua Vivienne, ai Patterns of Fashion di Janet Arnold, esplorando oggi come ieri fantasie, emotivi, virtuosismi cromatici rielaborati e calati nell'animo del brand. Attingendo ai preziosi tessuti check della Maison, Andrea costruisce conchiglie a mo' di armatura. Alle divise da rugby sottrae ampi e strutturati per a spalle viola. Con le redini ormai ben salde, il direttore creativo esplora nuove sinergie e attinenze con il mondo dello sport. La materia perforante, le forme taglienti, pantaloni over e rilassati in un ludico e sapiente divertissement con le braghette rinascimentali. So make your choices.
Lo spartito è eclettico, ma si muove nella giusta misura. Look stratificati con partner che ricreano una loro disinvolta melodia. Sulle note di Simon Mayer, con suoni di flora e fauna, nella salsa in sur della Sorbonne Nouvelle, l'atmosfera è febbrile e l'arte aspira a toccare lo spirito. Meditate e ascoltate, suggerisce Andreas nel backstage della sfilata, perché il mondo è pieno di vestiti, ma l'eleganza, che nell'ultima collezione suggerisce un approccio al nero, sta tutta in come una persona attraversa la vita.